il contributo fornito dal Consorzio CBI nell'ambito dei tavoli internazionali dedicati alla fatturazione elettronica è stato fondamentale. Come prosegue l'impegno del Consorzio? Il Consorzio CBI da anni partecipa ai tavoli internazionali dedicati allo studio delle soluzioni che facilitano l'interoperabilità nell'ambito della fatturazione elettronica. In particolare tutte le iniziative messe in piedi dalla Commissione europea ci hanno visto protagonisti sin dall'inizio. Vorrei ricordare ad esempio quale iniziativa principale è un po' start-up di tutte quelle avvenute in seguito, l'Expert Group on Invoicing, instaurato dalla Commissione nel triennio 2008-2011 e dedicato alla stesura di un framework per l'interoperabilità di sistema nell'ambito della fatturazione B2B e B2G. A partire, diciamo, da quella importante iniziativa, la Commissione ha infatti continuato i lavori istituendo a sua volta un nuovo multi-stakeholder forum on invoicing dedicato alla definizione di norme e standard da adottare in tutti i Paesi membri. Questo multi-stakeholder forum ha a sua volta dei mirroring nazionali, così come si dice in gergo, cioè dei gruppi di lavoro che ripercorrono le stesse caratteristiche, le stesse tematiche di quel gruppo europeo. Nello specifico, quindi, in Italia il Consorzio CB collabora e gestisce come coordinatore un sottogruppo tecnico dedicato agli standard e l'interoperabilità nell'ambito del Forum Nazionale Italiano sulla fatturazione elettronica. In questo senso, quindi, Uninfo ha designato il Consorzio CB, unitamente ad AGID, Agenzia per l'Italia Digitale, quali rappresentanti della delegazione italiana nell'ambito del workshop del CEN PC434. Parliamo del CEN, quando parliamo del CEN intendiamo il Comitato Europeo di Normazione. Questo Project Committee del CEN sta analizzando la possibilità di introdurre uno standard core semantico. Cosa si intende per standard semantico di fatturazione e quali cambiamenti comporterà? Fino ad oggi tutti i tavoli di standardizzazione internazionali dedicati alla fattura elettronica, nonché quelli nazionali, siano sempre concentrati sulla definizione di uno standard univoco a livello di sistema, cioè una organizzazione delle informazioni vincolante per gli attori del sistema, da utilizzare secondo uno standard, ad esempio XML, processabile in automatico da parte dei software provider, delle banche e di tutti gli operatori commerciali che operano nell'ambito della fatturazione elettronica. Con la direttiva dell'aprile 2014 la Commissione europea ha voluto spostare un po' il tiro inserendo il concetto di fattura core semantica. Cioè, nell'ambito quindi dei processi di e-procurement europei e quindi anche nazionali italiani, una pubblica amministrazione dovrà poter accettare una fattura elettronica se la stessa è conforme a questo standard core semantico. Cioè, significa che questa fattura dovrà contenere i dati essenziali per il processamento, indipendentemente dal formato nativo con il quale la stessa viene inviata.